Ti prego! Per favore, non puoi farmi questo! Oh, oh, ti ucciderò! No, io non voglio ucciderti! Non ti sto facendo del male! Portalo via, ti prego! Non può ucciderti! Portalo via! Perché? No! Cosa ti ricorda? Dimmelo! No, papà, no! Tuo padre è morto, l'hai ucciso tu, lo sai bene! Che ti ha fatto? Avanti! Cosa ti ha fatto? È entrato nella camera mentre dormivo! E ha messo dei luridi serpenti nel mio letto! E li faceva strisciare addosso a me! E si divertiva! E rideva! Ce l'hai fatta, finalmente! Ce l'hai fatta. Non sopporto quando urli con me! Non lo sopporto! Chi ti dà il diritto di urlare? Vieni, avvicinati! Ti spacco la faccia! Chiamo un infermiere che gli dia le sue pillole. No, voglio che compaia così davanti al comitato psichiatrico. Dottoressa Carter, non è in condizione di... Nessuno ha chiesto la sua opinione. Vi ammazzo tutti! Vi ammazzo! Possiamo andare. Seguire sempre gli ordini del medico. La dottoressa ha vinto un'altra borsa di studio per il suo lavoro sui reati sessuali. L'hai letto, è brillante. Tu sei un esperto in materia. Pensa davvero che mi lasceranno andare via? Col tempo. Non sei mai stata una minaccia per nessuno, Mary. Tranne che per tuo padre. E stasera non avrai incubi. Fidati. Adesso riposati. Ci vediamo domani. Mary è la prova delle mie convinzioni. Commettono i loro delitti per paura. È sulla buona strada. Potrò essere utile a molti pazienti. Vieni nel mio studio, beviamo qualcosa. Silenzio! Riprenderemo tra un momento l'interludio musicale di questa sera. Ed ora il notiziario. Migliaia di serpenti velenosi e non stanno invadendo in questo momento la sede centrale del manicomio criminale Masio. Sono cominciati a comparire dal nulla circa un'ora fa e pare che abbiano completamente invaso la sala A. Sembra che il reparto sia nel caos più completo. Il personale non riesce ad impedire che siano aggrediti gli inermi pazienti. Come potete immaginare, tutti i medici, le infermiere e gli assistenti stanno... No! Non c'è pulsazione. Presto! Aiutami, presto! Ed ora è il notizio.
notiziario. Tra poco vi riferiremo dell'incredibile successo ottenuto dalla dottoressa Avril Carter. La celebre psichiatra questa sera sarà ricompensata per aver guarito il pluriomicida Craig Getty, un paranoico che sente delle voci che lo spingono a commettere atroci atti di violenza. Ma nel frattempo torniamo alla nostra musica. Ti ucciderò per questo! Lo manderò via, Craig. E tu non puoi impedirmelo. Allora ucciderò lei! Come? Lui non ti ha detto di farlo. Lui voleva andarsene e tu non glielo permetti. Per questo è scoppiata la lite, vero? Perché se lui se ne va, non c'è nessuno a cui dare la colpa dei delitti, e se non c'è nessuno a cui dare la colpa, allora finiranno. Non è vero? Guarda. Guarda. Se n'è andato, Craig. E non tornerà più ormai. Capito? Adesso dovrai cavartela da solo. Sei guarito, Craig, sei guarito. La posta, Ryan. Ah, guarda, una cartolina di Jack. Dice che tornerà tra una settimana. Ah, sì? Niente per me? No, ma sembra che ci sia una risposta alla nostra circolare. Davvero? È saltato fuori qualcosa? Così pare. Una vecchia radio venduta a un certo Joe Damien. Quando l'ha comprata? Ma scrive l'avvocato incaricato della sua eredità. Dunque, Damien è deceduto l'anno scorso al manicomio criminale Massio. Ricoverato il venerdì, è morto la domenica seguente. Si è impiccato. Sembrerebbe un oggetto dei nostri. Era tra i suoi effetti? No, ma l'avvocato è sicuro che l'aveva portata con sé in ospedale. Credi che sia ancora lì? C'è un solo modo di saperlo. Tu vai a prendere la macchina. Io li avverto che arriviamo. Dunque, il dottor Finch è il direttore del manicomio. Per adesso. Ma scommetto che tra una settimana non ci sarà più. Perché? Perché credo che il consiglio di amministrazione stia per scegliere un nuovo direttore. E la dottoressa Carter sembra la più quotata. Senta, di cosa si occupa esattamente il dottor Finch? Lui lavora nel reparto A, impulsi omicidi. Dice che certi comportamenti derivano da fobie di origine infantile, però non ha molto successo. No. I pazienti non resistono alla cura. Crisi cardiache, suicidi, un po' di tutto. E sono morti tutti con la stessa espressione, terrorizzati. Dottor Finch, ci sono delle visite per lei. Io sono qui fuori. Sono Kevin Finch. Molto lieta, Mickey Foster. Questo è il mio socio, Ryan DeLeon. Salve. Siete venuti per un paziente? Un ex paziente, un certo Joseph Damien. Ah, sì. Che volete sapere? Quando fu ricoverato, aveva una radio d'epoca acquistata nel nostro negozio, Oggetti Curiosi. Vorremmo ricomprarla. Una radio? Beh, controllerò la sua cartella. Comunque ogni effetto personale dovrebbe essere stato restituito alla famiglia. La radio mancava. Abbiamo pensato che forse l'avete voi. Temo che non potrò esservi di grande aiuto. Può darsi che sia stata buttata via. Valeva molto. Solo per noi. Le dispiace se diamo un'occhiata in giro? Vede, questo è un manicomio criminale. Le visite non sono ammesse. Magari, signorina, potrebbe farci accompagnare a controllare il deposito. Sì, oppure potremmo parlare con qualcuno che lo conosceva bene. Cos'ha questa radio di tanto speciale? Diciamo che potrebbe fare del male. Insomma, è guasta. No, sì. No, è solo che... è solo importante recuperarla, ecco. Ah. Mi dispiace, i nostri pazienti sono già stati molto turbati di recente, per cui non vorrei tirare troppo la Ma corda. Loro non ci vedranno. È stato un piacere conoscervi, ragazzi. Scusatemi. I vostri passi, allora? Prego.
Se sapessimo quali poteri ha la radio, potremmo giocare d'anticipo. Già, dobbiamo trovare il modo di rientrare. Come fai? Hai visto la sorveglianza che hanno? Chiamiamo Jack. Non possiamo chiamare Jack ogni volta che ci troviamo in un vicolo cieco. A quanto ha detto l'assistente, possiamo cominciare dal reparto A. Ah, che fai se ti prendono? Gli dirò che ho frainteso l'orario di visita. Bene, Craig, il nostro ormai è un addio. Swanson ti accompagnerà al pian terreno. Non so come ringraziarla. La tua guarigione è già un ringraziamento. È sicura che non ucciderò più, che non sentirò più le voci? Non farai più del male a nessuno, te l'assicuro. Grazie. Se ne va? Con le sue gambe? Sì, infatti. E tu come ti senti oggi? Starei meglio se lei fosse qui dentro. Quando verrà il mio turno? Avanti, ha fatto uscire certa gente. Dicono tutti che fa miracoli, quando toccherà a me? Non esce nessuno, John. Al massimo posso dimetterti e mandarti in un carcere di massima sicurezza. Dottoressa, mi metta in cima alla lista o dirò a tutti che lei ha qualcuno che l'appoggia. Lo sento darle continuamente dei consigli. Gli dica di pensare un po' anche a me. Glielo dica, ha capito bene? Kevin, volevi vedermi? Sì. Entra pure. Mi fai compagnia? No, grazie. Cosa è successo? Mi è venuta a mancare una persona che mi stava molto a cuore. Sì, l'ho saputo. Ti va di parlarne? Il consiglio psichiatrico dello Stato mi ha chiesto di darti una settimana libera. Vogliono che presenti una relazione al congresso clinico di Washington. Sono lusingata. Immagino che l'anno prossimo dovrò darti un permesso per ritirare il premio Nobel. E il nuovo lavoro che hai pubblicato ha destato molto interesse. È una sensazione o avverto una punta di gelosia? Vorrei solo avere metà della tua fortuna. La fortuna non c'entra, Kevin. Questa è una professione come le altre. Se vuoi metterti in luce, studia i casi più difficili. Era per questo che volevi vedermi? Hai dimesso un paziente irrecuperabile, Craig Eddy. Sì, è completamente guarito. Guarito? Andiamo, io li leggo i referti. Quell'uomo è un pericoloso paranoico violento. So che ieri pomeriggio ha fatto a pugni con se stesso. E questo pomeriggio invece ha parlato in modo razionale e sincero davanti al comitato psichiatrico. Quindi ha fatto progressi sufficienti per essere trasferito. Senti, sarai brava quanto vuoi, ma non è possibile guarire un paziente del genere. Cosa c'è sotto? Confessa! Lo avrei portato qui per fartelo esaminare, ma ho pensato che probabilmente eri troppo impegnato con quella povera ragazza. E con quella... sono sei i pazienti che hai perso. Se la mia percentuale di successi è più elevata, non farne una colpa a me. Va bene, ci vediamo fra un'ora. Io continuo a pensare che è una pazzia. Non preoccuparti. Un medico.
Bradley, ho bisogno di che aiuto. Che è successo? Dì al dottor Finch di venire in infermeria. L'ho trovato che penzolava dal recinto. Bene. Il fuoco no. Allora, il fuoco no. Che cosa vedi nel fuoco? Il fuoco è malvagio. Lo tenga lontano da me. In realtà non è del fuoco che hai paura. Che cos'è che ti terrorizza? Mamma, per favore. Dottor Finch. Dannazione, sto lavorando. È successo un incidente. Ricorda il giovanotto che era ieri nel suo non ufficio? Non sono l'unico medico in servizio. Fuori di qui. Coraggio. Riproviamo. Non si agiti, tranquillo. Stia tranquillo. Se la smette di agitarsi, risparmiamo tempo. Mi dica come si chiama, che giorno è? Ryan De Leon, è giovedì. Lei è nato con la camicia, giovanotto. Sono la dottoressa Carter. Mi dispiace per i lacci. È una precauzione. Non fa niente. Siamo abituati a ogni bizzarria. Adesso posso andare? Quando mi avrà detto perché era così ansioso di entrare? Esiste una porta d'ingresso? Sì, lo so, ma vede, era solo una prova che dovevo superare come iniziazione. Entrare, prendere qualcosa e uscire. Per essere ammesso nella società studentesca. Ha rischiato di riportare un'invalidità permanente, per non parlare dei disagi che ci ha causato. Non ho intenzione di farne un affare di Stato, ma se la trovo un'altra volta qui sarò costretta ad avvertire la polizia. Chiaro? Se vuole prendere in prestito qualcosa dall'ospedale, basta chiedere. Che è successo? Il recinto era elettrificato. Così non hai trovato niente? No, niente. Ma forse c'è qualcuno che potrebbe darci una mano. Chi? La dottoressa Carter. Mi è venuta in mente una cosa. Cosa? Se quella radio è ancora là, potrebbe essere nelle mani di qualcuno che non è un paziente, qualcuno in grado di spostarla. E la Carter come può aiutarci? Se ben ricordi, l'assistente ha detto che la stampa si occupa molto di lei. Quindi... Quindi dico di essere una giornalista e mi faccio portare in giro. Ma adesso torniamo al negozio e vediamo di scoprire cosa combina quella radio. Ed ora il notiziario. La famosa psichiatra del manicomio criminale Masio, dottoressa Avril Carter, ha cominciato la cura di John Gibson, responsabile di numerosi stupri e omicidi. Se otterrà successo con questo paziente, la dottoressa Carter sarà solo a un passo dalla conquista del premio Nobel. Tu devi solo dirmi cosa devo fare. Ryan, ho guardato in tutti i libri di Jack e non riesco a trovare nessun'altra informazione sulla radio. Io ho trovato qualcosa. Guarda qui. Nell'ultimo anno Finch ha pubblicato una dozzina di studi relativi alle fobie ossessive. Ma molti dottori pubblicano le loro ricerche. Guarda quello che abbiamo trovato sulla dottoressa Carter. Sì, ma questi sono tutti sullo stesso tema. È una profonda paura che spinge chi ne è affetto all'omicidio o al suicidio. Quell'assistente ci ha detto che i pazienti di Finch sono morti con la stessa espressione di terrore sul volto. Qui deve esserci sotto un oggetto maledetto, se tanto mi dà tanto. Credi che la dottoressa Carter sappia qualcosa delle ricerche di Finch? Si potrebbe cominciare da lì. Il dottor Finch, in effetti, è l'unico che sia in diretto contatto con i suoi pazienti. E loro sono gli unici a morire. Andiamo. Avanti. No. Prendilo. No. Avanti, Clarence. In realtà non è del fuoco che hai paura. No, no. Per oggi può bastare. Sei abbastanza provato. Io ce la metto tutta, dottore. Lo so, ma ce la faremo. Non preoccuparti. Come sta? Migliorerà. Che cosa vuoi? Sto cominciando a lavorare su Gibson. Devo accedere al tuo archivio. Non puoi. Non permetterò che un dottore o un assistente si avvicini a quell'uomo. Tu non puoi impedirmi di curare un paziente. Avril, nessuna donna è al sicuro vicino a Gibson. Qualsiasi scopo si proponga, devi rinunciare. Che cos'hai contro di me? Perché mi metti sempre i bastoni fra le ruote? Non mi fido di te, Avril. Io cerco di scoprire il cuore della malattia. Tu ti fermi alle prime pagine. Inoltre non fai sapere a nessuno che metodo segui. Scegli un paziente particolarmente difficile, premi il pulsante, bam, il paziente guarisce. E non è sufficiente. È una cosa che non ha senso. Qui non si tratta di diventare famosi.
Le conoscenze scientifiche dovrebbero essere condivise con i colleghi. Vuoi darmi quella cartella clinica o no? Non intendo mettere in pericolo la vita di chi che sia, nemmeno la tua. D'accordo. Continuerò senza il tuo permesso. Perderai il posto così rapidamente che non avrai il tempo di accorgerti. Sbagli, è il consiglio che può licenziarmi, sempre... non tu fammi parlare! Sei libero di sfogarti con me quando vuoi, ma se provi a interferire nel mio lavoro, vedremo chi dei due perderà il posto. Io non metto in pericolo i miei pazienti. D'accordo, ma io se non altro non li uccido. È così. Muoiono perché li costringi ad affrontare le loro fobie quando non sono pronti. Se muoiono è per colpa tua, Kevin. Se vuoi che illustri questa tesi al consiglio di amministrazione, dimmelo pure. Aspetti qui, signorina, chiamo la dottoressa. Attenzione! Che diavolo è stato? È una specie di maniaco, incurabile. Non gli piacciono i visitatori. John Gibson. Oh, Mickey, Foster. Non abbia paura. Io non sono come tutti gli altri. No, 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 resti ancora. Non capita spesso di vedere una bella ragazza qui. Come vi abbiamo già riferito, questa sera sarà trasmessa la storia clinica di un paziente dell'Istituto Masio, John Gibson. Una storia che contiene le radici della sua psicopatologia. Ma prima vi daremo la notizia di un'ulteriore morte violenta accaduta sempre nel medesimo istituto. Restate in ascolto. Dottoressa Carter, che cosa fa qui? Ecco, ho pensato di portarti una radio. Il dottor Finch dice che stai facendo progressi. Credo che meriti una ricompensa. Grazie, mi sento molto meglio. Buonanotte. Può anche avvicinarsi, sono innocuo. Si allontani da quella porta, le avevo detto di aspettare fuori. Ehi, calmo, qui siamo tutti amici. Lontano dalla porta, Gibson. Torna a letto, l'ora di esercizio è finita. Più collabori e prima uscirai di qui. Swanson, dopo parleremo del rispetto delle norme di sicurezza. Andiamo. Torni a trovarmi, Mickey. Non capita spesso di parlare con gente normale. Ed ora il notiziario. È un bollettino appena arrivato. Il manicomio criminale Masio, tristemente famoso, è divorato dalle fiamme. L'incendio è cominciato al piano interrato e sta devastando tutta la struttura più antica. Nessuno riesce a controllarlo. In questo momento ci riferiscono al fuoco! Aiuto! Impedendo ai primi soccorritori di raggiungere in tempo utile i pazienti intrappolati all'interno. Ora le fiamme dilagano nella sezione A e sembra che i soccorritori... Dottoressa! È ancora là! Il manicomio è completamente in... Bradley! Aiutatemi! Oh!
Mickey, che cosa hai scoperto? Le avevo fatto solo un paio di domande quando è scoppiato l'inferno e è andata via con alcune infermiere. Ma che è successo? Un altro paziente ha avuto il trattamento finale. Si è buttato dalla finestra come se fosse inseguito da 100 diavoli. Andiamocene via. Ha detto che finiremo l'intervista domani. A quanto pare è morto prima di toccare il suolo. Stava così bene, l'avevo accompagnato di sopra io stessa. Che cosa può averlo spaventato? Bradley, hai tolto qualcosa? No, dottore. Dov'è la sua radio? Non aveva la radio. È entrato qualcun altro? Solo la dottoressa Carter voleva rendersi utile. Clarence Stone, un ospite dell'istituto Masio, è morto questa sera cadendo dalla finestra. È il primo dei tre che moriranno stasera entro le 23:55. Come risultato, la dottoressa Avril Carter troverà finalmente una cura per John Gibson e vincerà il premio Nobel. Il fatale salto di Clarence Stone permette alla dottoressa Carter di scoprire che Gibson reagisce positivamente alla cura quando il suo medico approva il suo comportamento criminale. Il fatto che una figura autoritaria come quella dello psichiatra non si mostra scandalizzata dalle sue azioni fa perdere a Gibson la spinta a ripetere i suoi delitti. Rimanete in ascolto su questa stazione, Carter, per ascoltare la notizia di una morte accidentale nell'istituto Masio. Che cosa hai fatto a Clarence Stone? Non capisco. Sono stato nella sua stanza subito dopo. C'era una vecchia radio e adesso è scomparsa. E allora che cosa c'entra con me? La cercavano due ragazzi dicendo che poteva essere usata per fare del male. Non ci ho creduto. E ho sbagliato. Kevin, scusami, ma non so proprio di che radio parli. L'uomo che ha portato qui quella radio era Joe Damien, vero? E l'unico dottore che ha avuto a che fare con Joe Damien sei tu. Ed è stato più o meno allora che sono cominciate le tue cure miracolose. Sei uscito di senno. Chiamo la vigilanza. Io non so cosa ci sia sotto, ma da un anno ogni paziente che curi tu guarisce. E ognuno di quelli che curo io muore. Che diavoleria. Stai delirando, è la tua sconfitta. Eccitante, vero? Pronto, oggetti curiosi. Il dottor Finch. Finch? Scusi, può alzare la voce? Non la sento. Che cosa vuole? Ha trovato la radio. Ha trovato la radio? Sì, sì, certo, veniamo subito. Ce la restituisce? Vuoi star zitto? L'ala Thompson? No, no, non è un problema.
Grazie, le siamo molto riconoscenti. Bene. Bravo. Adesso posso guarirti. Adesso puoi usare lei per guarire. Non mi sgrida se la uccido. Noi non vogliamo uccidere, ma a volte una lezione è necessaria. Nessuno mi ha mai parlato così. I dottori cercano sempre di convincermi che ho fatto qualcosa di male e di crudele. Qualche volta è necessario fare cose che lì per lì sembrano crudeli, ma che poi in realtà si rivelano salutari. Allora questa è la volta buona. Sì. Non vuoi proprio che venga con te? Non mi sembra il caso. Allora fa attenzione, non mi fido di quell'uomo. Ecco, Mickey Foster. Ci sarà tutto più facile, perché se non farai capricci, zitta e goditela. Aiuto! Oh, Ryan!
Mickey! Torniamo al reparto. E quella ragazza? Lasciala stare, ora è lui il tuo mezzo per uscire di qui. So perché eravate così ansiosi di mettere le mani su questa radio. Non posso spezzargli il collo e buonanotte. No, la sua morte deve sembrare accidentale. Ieri ha rischiato seriamente di restare fulminato. Oggi ci riuscirà. Ricordate, amici ascoltatori, tra poco la dottoressa Avril Carter annuncerà il successo della sua terapia sul maniaco omicida John Gibson. Dopodiché riferiremo di un'altra morte accidentale, sempre al manicomio criminale Masio, intorno alle 23:55. Andiamo a controllare il recinto, ok? Ecco, tieni questo. Non so se la cosa abbia un significato per lei, ma l'estremo sacrificio che sta per compiere ridarà la salute mentale a questo ragazzo. Bradley, cos'è successo? Qualcuno ha tolto la corrente. Probabilmente è quel ragazzo che cerchiamo. Non si preoccupi, la rimettiamo subito. Hai visto la dottoressa Carter? John Gibson è fuggito. È scesa nell'elettroshock. Interrompiamo questo programma per annunciare la morte della dottoressa Avril Carter. Vista...
visto che la medesima dottoressa non è riuscita a procurare la morte accidentale richiesta entro le 23:55, questa stazione è costretta ad annullare i suoi impegni con lei. Che cosa? E quindi non riceverà più il premio Nobel. Avevamo un patto! Avevi promesso! Come è possibile andare avanti così? Così come? Abbiamo rischiato di morire più di una volta. La fortuna non ci assisterà in eterno. Vorresti smettere? No. So che non possiamo smettere. Solo che... insomma, deve essere sempre così difficile. Ed ora il notiziario, una notizia appena pervenuta. A quanto pare i ricercatori hanno trovato un metodo per recuperare tutti gli oggetti maledetti senza il minimo rischio. Sembra che questi oggetti così pericolosi possano essere recuperati con facilità e finalmente resi innocui a certe particolari condizioni.